Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare un po'. Parliamo un po'. Perché? Adesso vi dico anche perché. Stavo riflettendo su quali possano essere i prossimi personaggi in uscita. Ho detto, vabbè, magari ci faccio un video, magari fa piacere anche a voi sentirne, parlarne e discuterne insieme. Quindi, detto ciò, secondo me, chi potrebbe uscire a fine mese? Io credo di, cioè, credo di saperlo, mi sono fatto un'idea. Allora, intanto vi dico di mettere nel cassetto Teach, perché Teach, ragazzi, ormai, cioè, non ha senso farlo uscire adesso quando siamo ancora in piena celebrazione film. Cioè, non c'è, in primis non c'entra nulla. E secondo, un personaggio del genere te lo devi, cioè, lo devi giocare al quarto anniversario. Anche perché al quarto anniversario ci saranno due, massimo tre extreme, come hanno fatto con il terzo anniversario che hanno fatto Yamato, Kaido e Luffy. Quindi mettetelo in testa, cioè mettetelo in testa che Teach lo fanno uscire in quel periodo là. Non avrebbe senso farlo uscire ora. Anche perché, ragazzi, cioè, sono usciti Nami e Chopper che scadono tra 27 giorni, ok? Quindi siamo in piena celebrazione movie ancora. E molto probabilmente, adesso io questo non lo so perché non lavoro alla Bandai, e molto probabilmente il banner di fine mese sarà un Bounty Festival a tema Film Red. O un'altra, o sono così folli da fare un'altra ex a tema Red. Però ragazzi, secondo me fanno un altro banner a tema Red, perché adesso hanno fatto Uta, Shanks a fine mese che è la ex del Mid e va bene, fin qua va bene. Però adesso questo mese di settembre l'hanno strutturato con Nami e Chopper che sono tra virgolette i due farmabili. Però in tema Film Red perché siamo in periodo Film Red. Quindi fanno un Bounty Festival a tema Film Red. Un po' come quando hanno fatto i farmabili di Dressrosa e a fine mese sono usciti Doflamingo e Sugar. E poi posso farvi anche mille e altri esempi. O come hanno fatto i farmabili di Vista e poi chi hanno fatto altro di farmabile della ciurma di Barovecchia, non mi ricordo. E poi, ah sì, hanno fatto Vista e Burgess e a fine mese hanno fatto Shiryu e Jozu, ok? Quindi come Bounty Festival potrebbero fare benissimo un altro Bounty Festival a tema Film Red. E se fanno un Bounty Festival a tema Film Red, chi potrebbe uscire? Allora, sono usciti Shanks, Ben Beckman, Luffy Free to Play, Uta, Nami e Chopper. Adesso, considerando che sono usciti questi personaggi e considerando il fatto che hanno fatto le medaglie evento di Robin, Jinbe, Franky, Brook, Lucky Roe e Lime Juice, di questi personaggi di conseguenza non possono uscire i personaggi perché hanno fatto le medaglie evento, non avrebbe senso. Anche perché poi Franky ha avuto una versione recentissima che è uscito Franky Wano. Ma ripeto, hanno fatto le medaglie evento, quindi molto improbabile che escono i personaggi. Quindi quali personaggi a tema Film Red mancano da far uscire? Mancano da far uscire Zoro, Sanji, Usopp, Yasopp. Possono fare. Questi personaggi possono fare a Film Red e oltretutto possono fare anche Luffy Snakeman del film Red, come ha fatto OPTC. Anche perché, sì, voi direte, ma come? Un altro Luffy? Ragazzi, Luffy è il protagonista e in questo gioco fanno 24.000 Luffy all'anno, quindi sì, Luffy possono farlo tranquillamente, non mi stupirebbe neanche un po'. Anche perché, tralasciando Luffy, tutti gli altri membri della ciurma come Zoro, Sanji, Nami, Chopper, ma anche gli altri membri, sia sul gioco di OPTC e su Thousand Storm, che stanno celebrando anche loro il film Red, sono usciti le loro versioni dei personaggi. Quindi ci sta che anche OPBR voglia fare tutti i personaggi della ciurma riguardo ai film. È comprensibile. È comprensibile. E considerando che le basi di Nami Chopper scadono tra 27 giorni, è plausibile, ragazzi. È plausibile. Io ripeto, spero che se fanno un banner Bounty Festival a tema Film Red non facciano Zoro, perché io voglio vedere Zoro Nigashima, no Zoro, un altro Zoro con lo Smoky. Poi vabbè, a prescindere da Zoro io pullerò comunque, però cioè quello Nigashima che vogliamo tutti veramente, no quest'altro Zoro con lo Smoky. Però ragazzi, se lo fanno, io per dirvi pullerò.
E ripeto, sono anche molto convinto di questo Luffy Snakeman del film Red, perché l'hanno fatto, quindi potrebbe farlo anche Bounty Rush tranquillamente. Extreme o non Extreme? Non lo so, spero di no. Anche perché fare un altro Luffy X sarebbe folle, però è un PG che possono fare. Non lo so, ragazzi, chiaramente tutte queste ci tengo a fare una precisione, sono tutte supposizioni mie. Sono tutte supposizioni mie. Perché è possibile, cioè, è possibile che succeda, come è possibile che a fine mese fanno personaggi di tutt'altra roba. Io spero che sia così. Io spero veramente che sia così, perché io voglio Zoro Onigashima. Non voglio un Zoro con un altro sblocking. Ripeto, quindi spero che facciano personaggi diversi. Però quest'idea mi è venuta qua per via proprio del fatto di Chopper e Nami, che sono usciti i due farmabili e dopo a fine mese fanno il Bounty Festival di quel tema. Quindi per questo mi si è frullata questa idea nella mente. E niente ragazzi, oh, voi scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, ovviamente. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, ragazzi, per non perdervi nessun video. Mi raccomando. E niente, scrivetemi sotto voi nei commenti cosa ne pensate, così magari ne discutiamo anche insieme. E noi ci vediamo con il prossimo video.